folla festante sia del Senegal sia della Danimarca. Qui sono tutti tifosi reali e qui c'è un fallo di reazione. Ci può essere forse un'espulsione, Mauro, subito? Non c'è dubbio, è stato un fallo intenzionale, molto cattivo e soprattutto gioco fermo. Eh sì, e qui invece c'è il calcio di rigore, direi ineccepibile, no Vincenzo? Sì, Diao ha fatto le prove per l'espulsione che arriverà fra un po'. Giocatore che veramente... È segnato Masson intanto. Andiamo avanti, allora il Senegal reagisce, c'è una bella parata da parte di Sørensen e poi qui viene annullato un gol che secondo noi, secondo tutti noi è sicuramente un gol regolare, non abbiamo l'immagine rallentata, le vedremo magari successivamente, ma Tomasson non aveva colpito di mano. Andiamo ancora avanti, capovolgimenti di fronte, bravo anche in due tempi il portiere del Senegal Silva. Senegal poi che sbaglia questa occasione in maniera abbastanza clamorosa con Fadiga e poi ancora un colpo di testa e la parata in due tempi da parte di Sørensen. Andiamo con l'immagine della seconda parte della gara, qui c'è un colpo di testa da parte di Diouf, siamo al secondo minuto e guardate che succede un minuto dopo e qui vorrei un commento corale, Mauro, per questa azione veramente tutta di prima, quattro passaggi e arriva il gol del pareggio del Senegal con Diouf. Mauro, è un contropiede incredibile per rapidità di esecuzione, per movimento corale, in tre passaggi i giocatori arrivano al tiro e Diao che è poi ha segnato è quello che dà il là all'azione. Allora, tredicesimo, ancora una bella occasione per il Senegal con Fadiga, ancora il Senegal, la Danimarca non c'è più in questo momento, questa è veramente forse l'occasione più clamorosa della partita con Diouf che sbaglia. Poi ancora espulsione al 35esimo per Salif Diao, la partita finisce 1-1.